Shalom, shalom, shalom. Eccoci qui con un'altra lezione. E prima di iniziare voglio dare tutti i lodi dovuti al Padre Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Burka Kodash. Miei doppi onori agli apostoli e anziani della Great Millstone GMS per avermi insegnato questa verità, che è la pura verità. Pace e saluti agli eletti della casa di Yasharala sparsi nei quattro angoli della terra, facendo sì che questa verità possa arrivare dappertutto, e anche a coloro che con sincerità cercano la verità. Shalom. Questa lezione sarà tratto della fine di questa era, ok? Cosa succederà? E questo darà una luce, un'altra luce su quello che insegnano le chiese, perché le chiese insegnano menzogne, non insegnano nulla vicino alla verità. Sono proprio fuori. Ok? C'è qualcosa che coloro che governano questo regno, che sono il regno dei malvagi, hanno sempre cercato di nasconderci, che è la verità di come arriverà la fine di questo regno qui. Ora andiamo a leggere dal libro di Amos, capitolo 9. E iniziamo a leggere da versetto 8. Ecco, gli occhi del Signore Yahweh sono sul regno peccaminoso. E qual è il regno peccaminoso? Il regno peccaminoso soprattutto è America, che è la Babilonia, e tutti i suoi complottisti, tutti i suoi, come si dice, la parola non la trovo ora, tutti i suoi complici sono i paesi del NATO, i paesi europei, ok? Italia incluso. Questi sono i paesi peccaminosi, i regni peccaminosi. Sono tutti, come sapete, sotto il comando della Babilonia, che è America. Ora andiamo, che fine faranno. Ecco gli occhi, questo è il libro di Amos 9:8. Ecco gli occhi del Signore Yahweh sono sul regno peccaminoso, e io lo distruggerò dalla faccia della terra, salvo che io non distruggerò completamente la casa di Giacobbe, dice l'Eterno. Questo è anche perché i figli di Giacobbe sono persi in questi regni qui. I figli di Giacobbe, molti di loro tengono una posizione altissima in questi regni. E come leggiamo dal libro di Zeccaria, che due terzi della casa di Yasharala sarà distrutto, ok? E quello che non sarà distrutto completamente è un terzo della casa di Giacobbe, ok? Perché molti figli di Giacobbe si trovano bene in questo regno, si sentono liberi, ma non sanno che la vera libertà viene nel regno nostro che arriva. Questo regno è solo un'illusione. Anzi, se uno non vede quanto malvagio è questo regno, quella persona è probabile che non fa parte degli eletti. Continuando a leggere. Poiché, ecco, io comanderò e vaglierò la casa di Israele fra tutte le nazioni, come il grano viene setacciato in un setaccio, ma non cadrà sulla terra il minimo grano. E sapete com'è questa cosa qui?
che i figli di Israele sono sparsi in tutte le nazioni. Qualunque paese vai, trovi un israelita. Probabilmente non sa neanche delle sue radici. Ok, allora il padre vaglierà la casa di Israele. Sapete come quando prendete il mais, i grani di mais, li mettete sui coso là, il setaccio, ok, e li muovete, vedete che particelle cadono. Quelli sono i figli del malvagio che cadranno, e quelli che rimangono sono gli eletti, ok, della casa di Yasharala. E noi stiamo pregando a Padre Yahweh, Baruch Hashem Yahweh Shai, Baruch Hashem Ruach HaKodesh, affinché possiamo essere contati tra quei numeri. Ok? Tutti i peccatori del mio popolo moriranno di spada, i quali dicono: il male non ci colpirà né ci impedirà. Perché ora parliamo ai figli di Israele: svegliatevi, venite fuori da queste cose qui, tanti ci guardano come dei pazzi. La stessa identica cosa che è successo nell'era di Noè, mentre costruiva l'arca e gli insegnava la verità, lo prendevano in giro, lo vedevano come uno matto, e tutto all'improvviso il diluvio. È la stessa cosa che arriva, ma questa volta non sarà più d'acqua, sarà di fuoco. Questo fuoco sarà attraverso le bombe nucleari e in più laser di fuoco concentrato che verranno fuori dai carri degli angeli. Ok? Non è un giorno che nessuno vuole vedere, sicuramente. In quel giorno rialzerò il tabernacolo di Davide che è caduto, e chiuderò le sue brecce, e rialzerò le sue rovine, e la costruirò come nei tempi antichi. E allora tutti questi cristiani, queste religioni che parlano che saremo galleggianti in paradiso, un paradiso che non sanno neanche cosa è, sviando la gente con diverse filosofie greche, filosofie dei malvagi. Il paradiso è sempre su questa terra qui. Il paradiso è sempre su questa terra qui. E il paradiso proprio, il giardino, si rappresenta Israele. Ma tutta la terra è il giardino di Eden. Per capirne di più basta andare a vedere la lezione che ho fatto riguardo il libro di Genesi. È molto importante vedere quel video là, perché all'est dell'Eden ha piantato un giardino. Questo est rappresenta Israele, il suo popolo, ok? E prenderemo di nuovo la nostra gloria, avremo il re Davide, ok? Che Davide, anzi non vado a toccare quegli argomenti là. Tutta un'altra lezione. Affinché possano possedere i rimanenti di Edom e di tutte le nazioni che sono chiamati con il mio nome, dice l'Eterno che fa questo. Noi possederemo i rimanenti di Edom e tutte le nazioni. Edom sono i figli dei malvagi, coloro che ci stanno governando adesso, iniziando dalle famiglie potenti bancarie. Ok, le Rothschild, le Oppenheimer, le famiglie royali della regina, ok, i politici più forti, ok, che stanno gestendo il mondo adesso, diventeranno schiavi perché molti di loro sopravvivranno a quello che sta per arrivare. Hanno creato dei bunker terreni sotto acqua, sotterranei, robe varie. Il padre farà sì che saranno preservati, perché saranno i primi schiavi. Li andremo a tirare fuori, saranno i primi schiavi.
Ecco, i giorni vengono, dice l'Eterno Yahweh, in cui il contadino raggiungerà il mietitore e il pigiatore colui che semina, e i monti verseranno vino dolce e tutti i colli si scioglieranno. In poche parole, andiamo a vedere qui se ci dà un'altra... Ops, perdonatemi. Ecco, vengono i giorni, dice il Signore Yahweh, in cui l'aratore si incontrerà con il mietitore e chi pigia l'uva con chi getta il seme, quando i monti stileranno il mosto e tutti i colli si scioglieranno. Ok, in poche parole, il cacciato caccerà il cacciatore. Questo è quello che succederà. Ok, coloro che sono stati cacciati diventeranno i cacciatori. Ok, e questo sta succedendo pian pianino con le parole. Poi attendiamo che il Padre ci dà anche i poteri fisici. Prenderemo i nostri cacciatori, diventeranno i cacciati poi. Questo è quello che si dice, la ruota gira, ok? E cosa farà sciogliere i colli? Le bombe nucleari. Versetto 14. E mi porterò di nuovo la cattività, il mio popolo di Israele, e di essi si bassano le città desolate. Andiamo a leggere da qui. Io, Yahweh, libererò dall'esilio il mio popolo Israele. Essi ricostruiranno le città desolate e le abiteranno. Pianteranno vigne e ne berranno il vino. Coltiveranno giardini e ne mangeranno i frutti. Ok? Io li pianterò nella loro terra e non saranno mai più sradicati dalla terra che io ho dato loro, dice il Signore Yahweh. Il potere. E come vedete, il Padre ci libererà dalla schiavitù. Questo dovrebbe essere, questa è la buona novella, la buona novella che non sentirete mai in nessuna religione. E come sapete, i veri figli di Israele sono i così chiamati negri, i nativi americani e i latini. Questi sono i veri israeliti. E come sapete, gli israeliti sono sparsi dappertutto. Sono anche gli israeliti così chiamati mori che hanno conquistato l'Europa. E cosa hanno fatto i mori? Si sono mescolate con diverse nazioni dove sono stati. E il colore non ha nulla a che fare con i figli di Israele, sono di tutti i colori, ok? Ora andiamo a vedere il libro di Malachia per approfondire questa lezione. Malachia 4. Iniziamo a leggere dal versetto 2 che dice: ma per voi che avete timore del mio nome spunterà il sole della giustizia, ok? La guarigione sarà nelle sue ali, voi uscirete e salterete come vitelli fatti uscire dalla stalla. Noi dobbiamo avere timore del nome, vedete? Il nome non è Dio, il nome non è Gesù. Il nome non è Buddha, il nome non è Allah, il nome non è nulla di quelle cose lì. Il nome non si trova nella religione. Il nome del Padre è Yahweh. Il nome di suo figlio è Yahweh Shai. Lì troveremo salvezza. Ok? Voi capestrerete gli empi, che qui si può
cambiare a malvagi. Voi capestrerete i malvagi che saranno come cenere sotto la pianta dei vostri piedi. Nel giorno che io preparo, dice il Signore Yahweh degli eserciti. Infatti prima avevo detto che aspettiamo dei poteri, ok, fisici. Il Padre ci darà questo potere, come vedete i Superman e questi supereroi, sì, sono ispirati dai veri figli di Israele. Il Padre ci darà di nuovo la potenza e spaccheremo questi malvagi che ci hanno preso schiavi tutti questi tempi qui. Io non vedo ora che arriva quei tempi là e spero che il Padre Yahweh Hashem Yahweh Shai volendo faccio parte di quei numeri là. Ecco perché non c'è nulla in questo mondo da desiderare che la salvezza del Padre, ok? Ricordatevi della legge di Mosè, mio servo, al quale io diede sull'Oreb leggi e precetti per tutto Israele. Non ha detto tutto il mondo, non ha detto tutte le nazioni, ha detto per tutto Israele. Perciò che cosa è che dobbiamo ricordare? Le leggi e precetti, ok? E questo è l'ultimo libro del Vecchio Testamento. Perciò cosa ha fatto sì che i figli di Israele sono stati portati via in schiavitù? Perché hanno dimenticato queste leggi, hanno iniziato ad andare dietro i dei di diverse nazioni e questo è stato un castigo per loro. Ed è la stessa cosa che sta succedendo oggi. Siamo dietro queste religioni qui, queste filosofie degli uomini, senza andare a cercare proprio la vera cosa. E l'ipocrisia più assurdo di questo mondo è proprio il cristianesimo. Hanno il libro, ma non lo capiscono e non seguono nulla che è dentro il libro. Come fa il Padre a creare delle leggi, poi tutto all'improvviso dice, no, non servono più. Cioè, sono davvero ipocriti i cristiani, Bene, per chiudere, andiamo a prendere il libro di Isaia. Leggiamo capitolo 14. Iniziamo da 1, versetto 1, che dice, il Signore Yahweh, infatti, avrà pietà di Giacobbe, che rappresenta Israele. Sapete che il suo nome poi è stato cambiato a Israele. Il Signore infatti avrà pietà di Giacobbe, sceglierà ancora Israele e li ristabilirà sul loro suolo. Lo straniero si unirà a essi e si stringerà alla casa di Giacobbe. Il popolo li prenderanno e li ricondurranno al loro luogo e la casa di Israele li possederà nel paese del Signore come servi e come serve. Essi terranno prigionieri quelli che li avevano fatto prigionieri e domineranno sui loro oppressori. Questo non è ancora successo, sta per succedere. E sta arrivando. Il giorno del Signore Yahweh ti avrà dato riposo dal tuo affanno, dalle tue agitazioni e dalla tua schiavitù alla quale eri stato assoggettato. Tu pronunzierai questo canto sul re di Babilonia. Ok? Noi aspettiamo il giorno che ci libererà il Padre e noi attraverso le scritture e la Ruach HaKodesh che è lo Spirito Santo sappiamo che
non è, il giorno è proprio dietro qui, non ci vuole più tanto. Sappiamo dallo Spirito che non ci vuole più tanto. Ecco perché ora siete chiamati ancora a cambiare, uscire da queste religioni qui, da queste menzogne del mondo, dalle illusioni del mondo, e stringete forte le parole del Padre, amatelo. E come si fa ad amare il Padre? Osservando i Suoi comandamenti. Per osservare i Suoi comandamenti bisogna prima avere il timore del Padre. Il timore porta a questo: conoscere il Suo vero nome, cercarlo mentre lo si può trovare ancora, perché i giorni ad arrivare saranno davvero duri. Ma noi siamo felici e preghiamo affinché possiamo essere contati tra questi numeri qui, che quel giorno sarà glorioso per gli eletti, il giorno in cui non dovremo più svegliarci e andare a lavorare per un pezzente, il giorno in cui non dovremo più andare a spaccarci la schiena per 2 soldi, e coloro che ci hanno tenuto schiavitù finora saranno i nostri schiavi, avranno i nostri piedi continuamente nel loro sedere, permettetemi queste parole, perché quello che hanno fatto li verrà ripagato. Detto questo, spero che siete stati edificati e voglio dare tutti i lodi dovuto al Padre Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Ruka Kodash. Miei doppi onori agli apostoli e anziani della Great Millstone GMS per avermi insegnato questa verità che è la pura verità. Pace e saluti alla casa di Yasharala. Alla prossima. Shalom.